Allora, scusate tanto il delay, il ritardo. Allora, un attimino solo che tolgo due carte. Scusatemi un attimino, mi sono perso. Ho problemi di internet di nuovo. Speriamo che tenga durante il webinar. Allora, ieri giornata molto movimentata. Si è scatenata la bufera euro sterlina. Euro UD che scende, euro dollaro, sterlina sale, euro sterlina scende, c'è tutta una confusione bellissima da vedere. E poi quando si dice: ah, ma io non ho preso parte, cavolo, è sceso così tanto la sterlina. Ma mentre tu lo dici, devi anche essere consapevole che stai dicendo una cavolata, perché quando vedi la discesa, mica hai detto che tu ti saresti messo short. Giusto? Quindi quando uno mi dice ho perso l'occasione della sterlina dollaro che si vendeva. Questa è la questione di ho perso l'occasione. Come si fa a dire ho perso l'occasione? Questa qui è veramente una cosa che dobbiamo un attimino capire, che noi vediamo sempre le cose dopo che sono successe. E non durante. Ci si può godere di dire: ah, cavolo, sono riuscito a chiudere la sterlina. Mettiamo per esempio la sterlina che io mi sono tolto per fortuna, mentre ieri la sterlina dollaro, giornata di ieri, che ha fatto questa bella salitina, non sono tanti, ma sono 30 pips. Ma questi 30 pips sono andati a fare un nuovo massimo rispetto al giorno precedente, che poi ha fatto questa discesa e poi continua a fare questa discesa. Ci sta. Perché alla fine ha fatto quello che doveva fare. Nel webinar di ieri io dicevo, e se vi ricordate, dicevo questo 1, 2, 3, da qui in parte forse una nuova distribuzione, perché questo è il minimo di Gauss, questo è il massimo di Gauss, questo è il minimo di Gauss. Vediamo che il massimo di Gauss è spostato verso sinistra e quindi probabilmente la distribuzione è ribassista. Qui dovrebbe partire qualcosa saltando la distribuzione numero 4, cioè il quarto ciclo, se vogliamo chiamarlo così, anche se tutto è ciclico, quindi non ho mai definito i cicli sull'euro sterlina, ma alla fine lo sappiamo, media 48, parte, scende, parte così il ciclo, va sopra la 48 e diventa ribassista. Questo qui alla fine, calcolandolo, guardando l'indicatore del fascia, guardando la campana gaussiana magenta, che cosa abbiamo trovato? Vedete anche questa cosa è uscita. Questa qui è la campana gaussiana, queste qui sono degli errori ciclici oppure degli errori che sono usciti fuori dalla curva degli errori, giusto? Quindi uscendo fuori dalla curva degli errori producono un errore, che è questo qui, e adesso da qui praticamente è di nuovo spianata la via per i long. Attenzione, la via per i long sull'euro sterlina, io l'euro sterlina me la dimentico, non la traderò più. Però l'euro sterlina potrebbe essere buona se non tradate l'euro d'oro, se non tradate la sterlina d'oro, per fare un long, non adesso, perché logicamente dobbiamo aspettare una situazione rialzista. Ok, partiti con questa cosa. Dimmi una cosa, Edoardo, te la godi? In senso buono, te la godi perché ieri la sterlina ha fatto un po' di discesa, giusto? Non so se poi sei riuscito a liberare qualcosa. Allora, un attimino che voglio vedere se riesco a farvi vedere l'accumulazione. L'accumulazione, andiamo a vedere dov'è l'accumulazione del nostro robots. Oggi sono contento perché sono fret, sono tranquillo, migliaia di carte da fare. Ieri ho tirato.
scusatemi, ho problemi di internet. Qui c'è successo di nuovo un casino. Cioè, è sempre questo problema qui che non riescono a sistemarmelo. Però adesso mi sentite di nuovo, mi date l'ok? Mi date l'ok? Sì, perfetto. Scusate, veramente. Allora, stavo dicendo che ieri ho tirato un bidone a Sirio che non l'ho più chiamato. Ho avuto delle persone per casa perché ci siamo trovati a casa mia, dovevo firmare delle carte e altre cose che sto facendo. E siccome con il virus qui hanno chiuso tante cose, non si può più andare da nessuna parte, quindi a qualche parte dovevo fare e sono rimasto qui a casa. E mi sono perso, Silvio. Poi alla fine, quando mi è venuto in mente, quando sono sceso al computer, che ho visto che mi avevi iscritto. Lo facciamo oggi, volentieri, anche dopo il webinar, visto che abbiamo il tempo la mattinata, un'oretta, va bene? Ok. Stavo però guardando con voi non vedete, no, non vedete ancora perché vi ho bloccato. Vediamo, ok. Allora, cosa è successo? Il conto robot. Il conto robot. Allora, il conto robot, ieri, vi ricordate che era a meno 400 e qualcosa, ha recuperato la giornata di oggi, quindi già qualcosina. Vi ripeto, rischio e rendimento che non è bello, però. Non è bello da vedere, però il rendimento è bello, il rischio no, però alla fine il rischio è contenuto perché è contenuto che anche se bene, andiamo a vedere tutto quanto l'aggiornamento qui generale, anche se bene, sebbene, andiamo a vedere qui no, 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 dov'è? Portfolio, via, eccolo qui. Andiamo a vedere qui su My e Facebook che troviamo tutto. Abbiamo una percentuale di te la stai ridendo, Edo, te la stai ridendo, mi fa piacere, va bene. Allora, euro AUD che scende come euro AUD scende, euro dollaro scende, euro sterlina scende, euro yen scende, dollaro australiano sale e sterlina dollaro sale. Quindi abbiamo delle controparti e quindi vuol dire che abbiamo fatto bene a inserire l'euro Audi. Oggi sono bello contento perché a parte la marea di richieste che non riesco a lavorarci, cioè, un attimino sono un po' piantato perché prima cosa c'è un po' di mancanza cioè uno mi passa il numero del conto, l'ho già detto ieri, ma senza password, cose del genere, quindi è un po' casino, però il bello della situazione è che sì, ne ho già detto diverse volte in diversi webinar. Se io faccio un webinar e mi porto appresso, a parte che io sono una persona abbastanza serena, ma se mi portassi nel webinar, che ne so, ho bruciato il conto, ho fatto. Allora, prima cosa, il broker mi darebbe un calcio nel sedere. Seconda cosa, non sarebbe un webinar, con power, con forza. Io sono una persona positiva, sono contento, a parte il trading che sono contento, ho fatto i miei denari, i miei tempi buoni, li faccio ancora quando c'ho voglia e non ho più il problema di dire cavolo, ho delle operazioni aperte, si brucia un conto da 2-3 mila euro, non mi interessa. Al limite, se proprio non voglio farlo bruciare, metto altri 10.000 sopra, lo lascio stare, ce lo guardo tra un mese, un anno, non mi interessa. Quindi, chiaro che sono positivo dal punto di vista finanziario, ma questo deriva da una scalinata fatta nel Forex. Poi sono positivo e sono entusiasta proprio del fatto che il robot partito il 15 dicembre, siamo ormai al 17 febbraio, quindi dicembre, gennaio, febbraio, 2 mesi, non vuol dire ancora niente, però ne abbiamo visti 2 o 3 volte un po' di discesa, un po' di frenata, un po' di accumulo come ieri e poi arrivare a fare una bella tradata come quella di stanotte, di ieri, stanotte, portando un equity sempre rialzista, 13,69% in 2 mesi, non è male, ma più che altro manteniamo il drawdown del 3,55%. Wow, quindi adesso vediamo se si è aggiornato. No, non si è ancora aggiornato questo drawdown. Io penso che il drawdown, essendo il 12, essendo questo qui l'11, mi aggiornerà sicuramente i prossimi 5 giorni. Il 12 era venerdì e quindi il 12, quindi lo sapremo il 19, il giorno 19 avremo gli altri 5 istogrammi, quindi vedremo se cambia il 3,55, magari sarà un 4%.
Anche se non penso che sarà più alto, sarà più o meno il 3,55 o sarà poco di meno o poco di più, ma più o meno sarà quello. Mi meraviglierei avere un drawdown sopra il 10%, quindi impossibile, mi meraviglierei, però secondo me o è poco sotto o addirittura è poco sopra, ma non dovrebbe andare, cioè la meraviglia mia sarebbe dire, ah guarda, ho fatto il più del 10% di drawdown, mi meraviglierei. Quindi penso che sia stabile e lo vedremo il giorno venerdì 19, abbiamo detto, quindi all'update. Ok, 5 minuti a go, 5 minuti addietro, si è fatto un update, però logicamente non me l'ha fatto ancora del drawdown. No, me lo fa venerdì, sono sicuro che me lo fa venerdì. Ok, quindi abbiamo, cioè, aver avuto la settimana scorsa un drawdown dell'1,17%. Ragazzi, se lo stanno sognando, voi non vi immaginate la fila a parte l'investitore medio, diciamo il privato che mi chiama, Paolo, ho visto, faccio, voglio, vorrei, dai, facciamo, metto 1.000 euro. Questo sì, è una cosa normale. Poi chi mette 1.000, poi li aggiunge, mette 10.000 e così via. Ma poi anche la fila degli istituzionali, anche di broker che mi chiedono, questa è una cosa che non avevo mai pensato, che da una cosa che comunque per egoismo l'ho fatta per me, egoismo nel senso che ci ho lavorato tanto, infine per me, la mia pensione, come mi piace dire, perché questa qua è la mia pensione, cioè io alla fine potrei anche smettere di fare trading discrezionale, ma se ne faccio poco proprio perché attingo da una cosa, attingo dall'altra e va bene anche questo, ok? Però come robots adesso, no, ti dico una cosa, ti rispondo subito Edoardo di quello che mi hai scritto, ti rispondo subito e ti dico anche l'avevo già detta questa cosa, mi pare. Allora, aprire un broker mio, sono già passato 3-4 volte a sfiorare l'idea e addirittura ho già fatto anche delle carte e tutto il resto per fare un mio broker, ma poi devi avere quella che ti risponde al telefono, devi avere il supporto, devi avere questo, devi avere quello, ti devi appoggiare comunque ad un broker, a meno che non vai a farti la residenza in un altro paese, devi fare perché assolutamente se no dovrei avere leva 1,30, dovrei fare un black level, un white level, un grey level di un altro broker, c'è tutta una cosa sotto che non ti immagini, costa più o meno un costo che non è neanche tanto, ma sui 30.000 euro per fare un broker, ok, per avere tutte le licenze, perché devi pagare un broker che ti dia c'è la differenza, te la spiego velocissima. Il grey level, cioè il grey level è se tu vuoi un broker, però fai la sotto, stai sotto il broker, però non c'hai la tua icona. Quindi magari io faccio con BD Suisse, faccio un broker, lo chiamerei comunque BD Suisse e sono una sottomarca, diciamo, però l'icona del broker rimane BD Suisse. Voglio la mia icona, devo anche pagare perché devo logicamente avere una licenza. Con la MetaTrader 4, MetaTrader 5, la MetaTrader 4 non c'è più, però ti fanno lo stesso il tuo logo, praticamente c'è la tua icona, e allora potrei chiamare, che ne so, MP Forex Broker, ok? E avrei il mio broker pagando una licenza di, adesso non lo so, ma allora era 2 anni fa, un anno fa era 1.700 euro al mese per avere soltanto il tuo nome. Quindi poi devi anche, la questione è anche lucrativa, perché alla fine e puoi anche da un certo punto attingere dei soldi da chi magari ti brucia il conto, ma non è etica, cioè non è questo il mio punto. Poi alla fine dovrei avere chi risponde al telefono. Già siamo impaltanati, quella parola mi piace tanto, con il visual, perché sono quattro ragazzi che ci lavorano, due ragazze e due ragazzi che ci lavorano sotto, adesso la quinta, vediamo. Insomma, è anche difficile perché una ragazza che lavora per il viso non è che gli fai la richiesta e arriva la richiesta, sì, ma quant'è la percentuale di guadagno? Ma che ne sa lei che non è del mestiere? Sta facendo la segretaria, cioè, insomma, tante cose che vengono chieste al viso e che non c'entrano niente. Quindi tutto il lavoro che viene fatto di risposta al viso sono cose che sono fuori dal dove lo devo, come posso inserire l'indicatore adesso che me l'hai mandato? Ma insomma, questa ragazza qui lavora lì come segretaria. Bene o male è istruita, bene o male acquisisce sapere durante i mesi che sta lavorando, poverina Laura, tante cose ormai sono di sentirle, le ha acquisite, però non è una treda, cioè alla fine è un servizio che dà indicatori e expert advisor, quindi domande che portano via tempo.
Immaginate io quando lo facevo io prima, come avevo fatto vedere nel video di Capodanno, la stazione dedicata al viso, praticamente avevo più tempo da rispondere a gente che non per carità, non dico ignoranza nella materia, non ignorante, persone ignoranti, una persona che ignoranza nella materia e dire ma come lo devo dire inserire un indicatore io? Ma scusa, se io ho comprato l'indicatore per il viso, vai su YouTube, scrivi come inserisco l'indicatore sulla meta 3 da 4, insomma, cose basilari che alla fine io me le toglierei anche queste cose mettendo dei video magari informativi, dei tutorial, diciamo, però ragazzi, se mi metto anche per i tutorial quando io praticamente non vivo più. Ok, comunque togliamo questa cosa qui, andiamo un po' sui grafici. Comunque avete visto che alla fine sta andando molto bene, quindi siamo molto contenti, il profitto continua a salire. Chiaro, non ci sono le fasi di drawdown, le vedete qui piccoline, ma sono cose che praticamente è sempre in salita. Questa qui è stata un po' in discesa, non capisco perché sono un po' in discesa, ma non ha chiusure negative perché logicamente non avendo lo stop loss, ma avendo le posizioni di recupero, abbiamo diciamo deviato, fatto un ponte sopra queste cose. Il pazzo che mi dicono: ah, guarda, questo qui è pazzo, senza stop loss, un robot non può funzionare. Vabbè, continua a usare quello con lo stop loss. Dopo un anno mi viene a dire se hai guadagnato di più o se no. Vabbè? Quindi alla fine questo è la situazione. Mi stanno già scrivendo che devo chiudere in anticipo, cioè devo chiudere puntuale oggi. Sì, lo so. Aspetta che poi rispondo. Hello, yes. Ok, quindi lo devo chiudere puntuale. Ok, poi ti scriverò che devo scrivere anche le altre cose. Quindi questa è la situazione del conto. Io per dare l'ultima pulitina, diciamo, guardate, l'euro-dollaro, li guardiamo singolarmente. L'euro-dollaro è flat, non ci sono operazioni aperte, i basket sono tutti chiusi e ha chiuso tutto chiudendo qui. Fantastico, no? Fantastico, è flat. Dopo la salita di accumulo ha fatto un ritracciamento che già bastava il ritracciamento chiudendo qui, ma va bene, ha chiuso. Okay. Se continuava la salita qui, probabilmente, allora facciamo un esempio, penna rossa, va bene, no, prendiamo penna bianca, penna rossa, non va bene, non va bene. Allora, salita, quinta operazione, ah no, una, due, tre, quattro operazioni, quindi ancora, vedi qui avete una, due, tre, quattro, cinque, in un range operativo da qui a qui, giusto? In questo range operativo era riuscito a farne solo 4, okay? Vuol dire che anche qui non era riuscito a aprire la quinta, quindi anche cosa buona, eh? Vedete che il range operativo non era andato oltre, quindi se saliva ancora magari apriva la quinta, però facciamo il conto che al posto di scendere faceva una salita così, ok? Partiva mi faceva la quinta da qui, quindi il ritracciamento dell'operazione numero 5 non aveva più bisogno di questa discesa, ma aveva bisogno della discesa da qui. Quindi è calcolata questa cosa e poi riusciamo? Finora il robot è settato per aprire 6 posizioni, finora ne ha usufruite di 5 in casi estremi, ok? Quindi sembra lavorare molto bene. Quindi euro-dollaro, flat, non ci sono operazioni aperte, le prossime operazioni saranno la prossima scadenza di candela, 4 ore, perché bisogna dargli un punto di partenza che è 4 ore. Ok, euro-dollaro l'abbiamo sistemato con la discesa in sé, si è chiuso. La sterlina dollaro, flat, vedete, non ci sono operazioni aperte. La sterlina dollaro ha fatto 4 operazioni chiuse, una, due, tre, quattro operazioni, cinque. Vedete, ecco, qui abbiamo l'esempio delle cinque operazioni, ragazzi. È molto bello, cioè io sono molto contento. Guardate, una, due, tre, quattro e cinque. Chiusa. Poi ha lavorato ancora. Chiuse, quindi anche in questo piccolo pezzettino di terreno, diciamo, di trading, di percorso, si è messo flat, non ci sono operazioni aperte. Benissimo, quindi continuiamo ad andare a vedere, facciamo una piccola panoramica, poi andiamo a vedere. Qui abbiamo l'euro sterlina che assolutamente nella discesa ha sempre comprato, vedete, comprato, comprato, venduto, comprato, venduto, qui ha venduto, qui ha comprato, venduto, venduto, comprato, venduto. Comprato, venduto, flat, comprato, comprato, venduto, 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 e alla fine
sta comprando una, due, tre distanze praticamente quasi uguali, ma è una coincidenza. Adesso praticamente c'è la quarta operazione. Se continua a salire non me la apre la quarta operazione, se scende mi apre la quarta operazione e andrà a chiudere le operazioni che ha aperto in buy. Quindi tre operazioni aperte con questo. Poi AUD USD, ok? Un'operazione aperta sola in sell dopo aver chiuso 1, 2, 3, 4, 5, 6. Io ho la quarta operazione su euro sterlina. Può essere, Edoardo, perché il tuo conto non è partito negli stessi orari di questo conto, è partito in un'altra fase di mercato, quindi logicamente è partito in un altro range, ok? Normalissimo, non è che devono essere tutti uguali, dipende anche da quando parte. Quindi se andrà prima o poi si andrà a mettere in sincronia, ok? 1, 2, 3, 4, 5 operazioni chiuse con questo, vedete la salita di, facciamo partire proprio da qui. Da qui a qui ha fatto una salita di 220 punti e poi con un ritracciamento di solamente 70 punti è chiuso tutto quanto il pacchetto. Ok? Buono, flat, un'operazione sola in sell adesso. Benissimo. Ok? Andiamo avanti. Quindi abbiamo anche, facciamo un po' il resoconto di quello che succede. Euro yen, salita. Salita, guardate l'ultima, diciamo, facciamo partire da qui dove si è messo flat. Ha fatto una salita di 200 punti. Adesso sta facendo un ritracciamento di 60 punti. Se lui mi ritraccia ancora fino a qui, altri 20-30 punti, si mette flat. Ma lo stesso, una, due, tre, quattro operazioni. La quinta non l'ha fatta. Ok? Quindi l'euro yen è il prossimo candidato. L'euro yen potrebbe anche scendere mentre l'euro dollaro sale. Quindi correlazioni. USD yen, stessa cosa dell'euro yen perché logicamente sono correlati assieme. Abbiamo una, due, tre, quattro. Qui abbiamo la quinta operazione, un dato di fatto perché logicamente magari ha un range operativo uguale, però il robot ha avuto un'algoritmica diversa. Infatti, vedete 180 punti, però è riuscito ad aprire l'operazione ugualmente. Perché l'algoritmica non è statica, ok? È variabile. Quindi euro yen e USD yen sono quelli che pesano. Euro AUD. Finalmente, finora ha fatto solo poche operazioni perché è operativo soltanto da 2-3 giorni, da 2 giorni, long short, long short, long short. Poi alla fine imbraga un trend ribassista, si è fatto una o due operazioni. Vedete che la terza operazione, al contrario di, ma possiamo anche vedere qui. Aspetta un attimino che ho sbagliato adesso. Come faccio a tornare lì? Qui. Al contrario di papà, vedete, ma anche questo qui va anche già bene. Vediamo se troviamo qualcosa di più interessante. Ok, al contrario di questo, una, due operazioni, tre operazioni che sono in un range operativo di pochi pips, una quarantina di pips. L'euro AUD ha fatto una, due operazioni. La terza, se magari me la fa alle 11, la farà distante. Già vedete, la fase distante, quindi il range operativo è molto ampio e riuscirà a chiudere questo. Perché sta scendendo l'euro AUD? E questo è il bello della correlazione, mentre l'euro dollaro scende. Quindi la correlazione che io ho cercato per inserire la settima coppia operativa è stata questa. Da parte mia è tutto per oggi. No, sto scherzando, adesso andiamo a vedere. C'ho 170 euro aperti. Cioè, io ritorno sempre all'idea, tu devi immagazzinare. Io voglio vendere camice, allora cosa faccio? Compro tantissimi tipi di camicie hawaiane, da completo, camicie da lavoro, camicie bianche, camicie a quadri, camicie a scacchi, camicie a strisce, tanti tipi di camicie e li metto nel magazzino. Certo, ma arriva quel cliente che mi dice: ah, ma io vorrei la camicia, però ho le spalle larghe, vorrei quella un po' extra large. Allora cos'è? Devo andare nel magazzino e avere anche la riserva di avere le camicie extra large. Poi mi arriva uno fino fino e dice: io voglio la camicia quella slim fit, quella bella stretta, devo avere anche quella camicia. Quindi automaticamente questo che vedete qui aperto sono camicie, sono il mio magazzino di camicie, ok? Quindi ieri avevamo il magazzino pieno di 400 camicie, per farvi l'esempio così banale, avevamo 430 camicie aperte, ne abbiamo vendute abbastanza, adesso ne abbiamo solo 182 camicie aperte. Vi piace questo esempio? A me è sempre piaciuto perché è l'esempio più pratico che mi viene in mente.
Ok? Quindi alla fine margine alto, anche se non è hedging, quindi stiamo a posto. Cioè, io penso che siamo veramente belli profitti. Se io adesso volessi tirare le somme e chiudere tutto, io ho guadagnato 1.200 euro, ok? In 2 mesi. Conto a 10.000 euro, sono 500 euro al mese buoni, 600 euro al mese buoni. Cos'è? Male? Sputo addosso? Va bene, chiudiamo il server. Bene, euro sterlina che ha fatto la sua discesa, adesso la lasciamo stare, andiamo a vedere un po' l'euro dollaro. Euro dollaro, che cosa c'è? Sì, perché no? Sì, certo. Però stasera c'è il webinar alle 19, facciamo un ripasso, è la seconda puntata, è un ripasso del webinar della prima puntata, quindi è la seconda. Mi puoi scrivere anche qui in chat comunque, Umberto, non credo di essere su Skype. È la seconda puntata. Faccio un po' il punto della situazione. Va bene? Ok, stasera alle 19, chi non ha ancora il link magari mi scrive. Ok? Colleghiamoci al... Ah, perfetto, ok. Ok, quindi va benissimo. La situazione euro-dollaro ciclica. Ieri cos'è che dicevo io? Mi pare che l'ho scritto anche nel blog. E ogni tanto io mi dimentico, ho tante cose in testa. E allora, no, sul post che ho messo drawdown 3.55, ho scritto come sottotitolo, ho scritto situazione ciclica con euro-USD e sterlina-dollaro sui massimi. Che minacciano nuovi massimi, no? Io aspetto perché il movimento di venerdì non mi convince, magari è solo un fake. Cioè, io nei massimi non ho comprato, a parte che non ho neanche venduto, ma non avrei comprato. Noi eravamo, quando ho scritto il blog, l'ho scritto lunedì 15, ok? Lunedì 15 era qui. Io ho detto, potrebbe fare un nuovo massimo, lo ha fatto un nuovo massimo, ma guarda te, potrebbe essere un fake. Cosa vuol dire un fake? Era una falsa rottura. Me la sentivo io questa cosa. Poi è difficile magari andarla a tradare da un punto di vista, però da un punto di vista è anche facile pensare che, visto che sta scendendo, che è arrivato sul massimo assoluto e mi fa un segnale short qui con questa candela lunga, la continuazione. Magari il fake della candela lunga non me lo faccio, magari vedo questa cosa qui. È un po' difficile. Se col giorno di poi io potrei dire, ah, ragazzi, io l'avevo detto. Non è vero, perché anch'io sono un po' bloccato nell'idea c'è o non c'è, capito? Quindi, adesso, per esempio, questa candela verde qua ti dà poi, ti fa intuire che potrebbe essere la situazione rialzista, che sarebbe meglio magari adesso mettersi long perché è sceso tanto. Ragazzi, magari aspettiamo un ritracciamento e da una parte più alta ci si mette short, giusto? Come mai si è fermato tutto? Vedete, queste qui sono le cose che a me arrivano e mi fanno un po'. Vedete, mi arrivano questi messaggi su Skype, facciamo il nome, e mi scrivono: Buongiorno Paolo, come mai si è fermato tutto? Questo vuol dire che nel robot io potrei anche andare a vedere, così glielo dico anche, cioè io, questa è la perdita di tempo, magari non c'entra nel webinar, però magari potrei anche fare con voi dal vivo, così magari qualcuno capisce perché a volte uno perde tempo. Allora, questo non è lui. Poi devo anche cercare, i server sono diventati tantissimi. Quasi quasi ieri ti imbrattavo anche il tuo server, Sirio, perché non riuscivo a entrare nei miei. Oppala. Allora, voglio vedere se magari riesco a farvi vedere una cosa. Allora, vi faccio vedere una cosa che non c'entra niente, però magari questo signore, allora, nascondo un po' nomi e cognomi e vi faccio vedere. No, no, ma comunque te l'avrei detto, Sirio, non è che metto le mani senza dirtelo, perché magari, cioè, non riuscivo poi, sono riuscito a entrare in un altro server, ho un server, uno molto grande, quindi sto mettendo tanti conti lì dentro. Allora, questo conto qui, togliamo un po' nomi e cognomi, un conticino piccolo, così
L'esempio, anzi, sarebbe bello che magari non è tecnicamente preciso, lui non per entrare non lo so, poi se gli mando adesso il link va in palla, quindi non glielo mando. Allora, guardate questo contus. Tanto non si vede il nome, si vede solo il conto. Questo signore, questo ragazzo, bravissimo ragazzo, tu mi scrive adesso, buongiorno Paolo, ma si è fermato tutto? O anzi, si è fermato tutto, senza punto di domanda, senza niente. Che cosa gli devo rispondere? Capite quello che è il problema mio, che a volte alle 10 di sera mi arrivano questi messaggi? E io purtroppo non sono una persona menefreghista che non sa dire niente. Devo rispondere, devo rispondere. Cosa devo rispondere? Se è flat, o chiusa, 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 sei flat. Quindi se sei flat, poi gli scrivo tecnicamente, dico sei flat. Cosa vuol dire flat? Allora comincia il discorso. No? Va bene, chiudo anche questo. Vedete, queste qui sono le cosiddette beghe che mi arrivano. Un attimo che gli scrivo. Buongiorno. Sei flat. Aspetta, devo scrivere. Non ci sono. Aperto. Il sistema riparte. Tutto corretto. Poi vediamo adesso, tra pochino la risposta. Ma perché? Poi vabbè, insomma, va nella questione che è anche giusto che sia così. Per carità, uno è lecito che sappia queste cose, ma purtroppo non, un po' di logica nel capire che quando parte un robot vuol dire che anche arriva a destinazione, sei contento quando il conto è flat, no? Cioè, se noi nel conto robot adesso diventiamo flat, a un certo punto, dopo aver passato un paio di mesi, siamo flat. Ragazzi, su 7 coppie essere flat mi sa che sarà una cosa un po' improbabile. Però è probabile che succeda. Se io blocco una, due, tre coppie, dico ok, fino a Natale, poi lo blocchiamo tutto. Così. Allora, avrebbe senso secondo te capire i nostri profitti se derivano più dal sell che dai buy o viceversa, o se sì, capire il perché? La rileggo bene. Avrebbe senso secondo te capire i nostri profitti se derivano più dai sell che dai buy o viceversa? E se sì, capire il perché? Allora, intanto lo potresti andare a vedere su My Facebook, oppure puoi farti anche nel tuo conto, automaticamente vai a farti un report e ti dice quanti bei, quanti sei che hai fatto. Ma usando le correlazioni ti dico non avrebbe senso, avrebbe senso. Io ti dico che su un conto piccolino, come avete visto adesso, ci sono solo 3 coppie operative. A un certo punto si possono aggiungere 5 coppie, ma è un bene aggiungere 5 coppie o è un male aggiungere 5 coppie? È un bene usare tutte le correlazioni o è meglio usarne solo 3 di coppia e avere meno correlazioni? Queste cose qui purtroppo non le posso testare, sono in work in progress, ok? Quindi quando un cliente nuovo si becca 3 coppie, poi piano piano si becca 5 coppie, poi piano piano i conti grandi, adesso questa settimana riesco piano piano a sistemarli, andrò a sistemare i conti con 6-7 coppie. Non parlo del robot, ma del discrezionale. Allora, del discrezionale invece avrebbe più senso capire se tu sei un trader longhista o un trader shortista, ok? Se sei uno che preferisce, e ci sono tanti che preferiscono vendere e basta l'euro-dollaro, ok? Sì, da un certo punto dovresti fare l'esame, non di coscienza, ma l'esame di dire ma sono più uno che vuole vendere l'euro-dollaro perché non so, mi piace più venderlo, che ne so, però a un certo punto, usufruendo solo di questo, quindi vedete che il webinar oggi parlato, ma va anche bene perché è una botta risposta, usufruendo io voglio vendere e basta, ti stai un attimino, come si può dire? Ti stai un attimo mettendo a rischio di beccarti delle espansioni rialziste mentre tu sei ancora short. Perché il dilemma è se tu ti convinci o comunque decidi di essere più che altro un trader shortista, anche per magari non pagare lo swap, questa potrebbe essere anche una cosa, questo è un euro-dollaro, ragazzi, piccolo euro-dollaro per me, se può fa. Ok. Allora,
ti rendi conto che sei un trade assortista, magari non vuoi pagare il tasso di interesse per l'overnight, quindi dici ok, nello short ne pago pochissimo oppure addirittura non lo pago, quindi va benissimo, no? Ok. Questo potrebbe essere l'idea, ma allora devi stare attento di non venderlo mai sui minimi, di cercare di venderlo nelle parti più alte, quindi devi avere una segnaletica che ti dice, ok, io faccio i segnali solo da un punto dove ho più o meno l'idea che posso vendere senza andare a un rischio di beccarmi una cosa contraria. Ok? Questo è dalla mia parte, Edoardo. Quindi non avrebbe più senso se magari invece fai del trading ciclico e ti becchi long e short, perché Sirio è profittevole? Ti rispondo con questa cosa qui, ok? In parallelo al mio blog seguite anche Sirio, che magari lui è più mi toglie il problema di fare le analisi perché le fa lui alla mattina. Io magari nel webinar me la godo con botta e risposta, perché va bene per tutti. Oggi il webinar è così, ma assolutamente la spiegazione del robot oggi è fantastica, secondo me. Però perché è profittevole Sirio? Potresti chiedere a lui mandandogli un piccolo commento, una mail nel suo blog e tutto il resto, dici, ma consigli long o short oppure mi dai la differenza? Sarebbe meglio vendere e basta o comprare e basta? Lui ti risponderà sicuramente con una risposta molto pratica, che adesso magari non mi vengono le parole, ma se tu adesso vuoi fare solo il long o solo lo short, cosa vuol dire? Che ti stai perdendo delle occasioni contrarie. Se tu fai solo il short, ti accumuli di operazioni, a un certo punto, se il mercato, come è successo questi giorni, che saliva e basta l'euro-dollaro, saliva e basta sterlina-dollaro, che il robot ha comprato 430 camicie per poi rivenderle, cosa è successo? Che ti eri per dire sei bloccato. Quindi alla fine è meglio fare il long quando c'è da fare il long, è meglio fare lo short quando c'è da fare lo short. Ok? Magari potresti dare un po' di più peso alla fase rialzista in una partenza ciclica, come potresti fare anche dare più peso in una fase ribassista, quando magari dici ok, questo short me lo faccio, ma magari non me lo chiudo subito, faccio un take profit un po' più ampio perché secondo me mi paga di più. Oppure tengo il long un attimino di più perché siamo in una fase rialzista, quindi magari metto lo stop loss più ampio sul minimo, però voglio farmi oggi i miei 50, 100 pips di partenza distribuzione H4. Quindi questa sarebbe la differenza. Ok? Va bene, quindi ti ho risposto anche a questo. Comunque, fatevi la domanda è giusta. Non so che rispondo anche a te. Allora, la domanda è giustissima. È una cosa che io me la sono fatta anch'io questa domanda, ma io sono un trader shortista. Me l'ha fatta anche Pietro tempo fa. Pietro che mi diceva, ma io mi sono accorto che sono più uno che vende che compra, non riesco a comprare l'euro-dollaro. Anch'io a volte mi sorprendo a dire, ma che cavolo, sto facendo solo dei long o sto facendo solo dei short, ma magari è meglio che cambio direzione. Quando va un treno, non è, sì, è psicologico, bravo, bravo, sì, è psicologico, però immaginatevi che da una stazione, dalle stazioni del nord Italia partono i treni per andare in sud Italia e tutti i giorni partono treni, partono treni, partono treni. E dal sud Italia cosa fanno? Partono dei treni che vanno nel nord Italia, giusto? Ma se i treni che partono dal nord Italia arrivano nel sud e poi non tornano, prima o poi nel nord Italia non ci saranno più treni, giusto? Quindi chiaramente che il treno che parte dal sud ritorna nel nord. E quello dal nord torna nel sud e così via. Quindi è andare e rivieni. Il trading è la stessa cosa. È andare e tornare. Andare e tornare. Adesso è andato nel sud e sta tornando nel nord. Ok? Quindi si prende profitto, si esce. Quando si deve uscire nel webinar adesso sta facendo un'operazione corta perché logicamente magari mi paga di meno. Ok? Ho risposto con questa oggi metafore, eh? Ok, euro dollaro però lo andiamo a vedere perché era nascosto da qualche parte il trade e io ve lo faccio vedere. Allora, euro dollaro H1, molto importante. Io vi dico una cosa.
questa Sirio afferrerà, afferrerà, Sirio afferrerà subito. Tanti di voi diranno: ma cavolo, questa cosa qui ha ragione Paolo, non ci avevo pensato. Penna bianca. Sapevamo che qui partiva il ciclo 1, ok? Ciclo 1, passo per la 48, mi faccio un movimento, qui finiva il ciclo 1. Quindi sapendo che questo era la fine del ciclo 1 perché all'interno avevamo il 4S, quindi assolutamente l'indicatore ciclico, nessuno vi chiede di fare un'ipoteca sulla casa, cosa 10 euro al mese, sono 6, 7, 8 indicatori, non so, ok? Vabbè, ma questo non mi interessa, non mi interessa questo. Qui ho il quinto segnale, che non è un segnale long o short, è un segnale prettamente long. Qui. So che mi deve andare a fare un nuovo massimo, quindi questa qui è la situazione rialzista. Mi deve andare a fare un nuovo massimo, magari mi fa un doppio massimo, sono costretto a chiudermi qua. Se volevo, potevo fare long. Ok? Potevo fare long. Qui però io ho un'informazione molto, ma molto, molto più astuta che nascosta. E questo qui è il fatto psicologico, come ha detto prima, che noi non sappiamo o non vogliamo sapere e non vogliamo dare un prezzo a questa notizia. Guardate, da qui mi parte il ciclo 2. Io ogni volta che so che mi parte un ciclo, cosa faccio? Devo prendere, non so, l'ho fatto. Devo prendermi una stanghetta, una lineetta e dire ok, se mi rompe questo minimo, diventa ribassista. Se mi rompe questo minimo, diventa ribassista, giusto? Sì o no? Bene, questa salita qui mi ha fatto un doppio massimo. Potrei accettare che il ciclo 2 diventa ribassista. Ok, mi arriva qui, c'è il pivot, non riesce a rompere questo minimo, torna su. Buono, non c'è problema. Ok, però da qui il massimo comincia a scendere. Ma sapendo che già io ho una situazione che nei cicli, quando io mi avvicino al minimo, se questo ciclo si avvicinava al minimo, sarebbe stato difficile tornare sui massimi. Questo qui si era avvicinato al minimo, toccando il pivot, vicino al minimo, però poi si era allontanato dai massimi, cioè allontanato dal minimo. Chiaro, questa era un'espansione un po' corta, è tornato qui, va a fare un nuovo massimo. Cosa succede? Se il prezzo mi rompe questo minimo, diventa ribassista. Questo era uno short, diciamo, con probabilità molto alta. Però io già qui ho l'idea che, cavolo, ma qui ha già fatto qualcosina. Ah, bene. Questo punto qui, che adesso vedete già finito, ok? Quindi, Sirio ha gli occhiali, ma non perché ha gli occhiali che non si vede bene, perché ha gli occhiali che io non ho, che mi porto a lungo a non mettermeli. Però lui vede meglio di me, ma non perché ha gli occhiali, perché ha la mente più fresca, è un po' più giovane, è più fresco ed ha le cose in testa che magari io col tempo ho tralasciato, ok? E ha visto tante cose che io non ho visto o che magari all'inizio sono state fatte per questo, però non ho mai integrato nel modello ciclico tante cose, ok? Io vi sto costruendo una cosa. Poi, per quello vi dico, io sto passando la staffetta a Sirio. Prima o poi lui lavorerà e io incasso. Sto scherzando, lui farà i webinar e io mi riguardo. No, siccome adesso con un'attività nuova che sto finendo gli ultimi contratti, sebbene con questo Covid mi ha messo un po' in ginocchio tanti lavori, adesso sono ripartiti, speriamo che finisca anche questo lockdown. Ho un'altra attività, no? Ho aggiunto un'attività un po' anche per i figli, insomma, io devo portare avanti anche altre attività che poi magari questa sebbene io faccio la contabilità di tutte le mie aziende, ho un commercialista che proprio fa l'ultima la parte finale. Tutte le contabilità me le faccio io perché sono un maniaco di queste cose e quindi farà la cosa la farà mio figlio, però l'attività la avvio io, ok? Quindi non ho più tanto tempo e magari riuscirò anche a dimezzare un po' che i webinar non me li faccio tutti da solo, ok? Questa sarebbe anche un'idea, anche perché Sirio è praticamente, come detto scherzando, ha gli occhiali perché vede più di me, vede molte cose più di me, che io magari con il tempo
Le ho viste, ma non le ho più divulgate. Ok? Quindi abbiamo visto questo massimo qui, che noi già lo sappiamo. Dalla chiusura di questa candela qui, oppa là, cancelliamo. Dalla chiusura di questa candela qui, spostiamo un po' la stanghetta. Ah, stai fermo. Penso che sia il mio mouse che fa così. Si è preso un po' di polvere e anche ieri mi ha fatto impazzire. Da questo massimo qui, stai fermo, che abbiamo qui, l'indicatore da qui ha fatto un massimo che noi lo vediamo e sta cominciando a scendere. Se voi notate, okay, il massimo che era questo è questa cosa qui. Non me la chiamare divergenza. Perché non mi piace, non l'ho mai usata, però questa sta scendendo e questo è un doppio massimo, cioè massimo crescente. Qui, ragazzi, questi sono i segnali che se uno mi chiede, ma perché non fa un servizio di segnali? Perché se no devo stare tutto il giorno al computer, io no, vorrei anche magari vivere un po'. Ci siamo? Ho capito? Ve l'ho spiegata? 10 e 21. Ricordatemi che devo chiudere in tempo perché sennò poi mi fanno tra 5 minuti chiudo perché sennò poi magari all'ultimo minuto non è neanche bello. Allora? Poi gli ho detto sì, lo so, non ti preoccupare e poi parlo, parlo e non guardo l'ora. Quindi questa cosa qui è un segnale. Massimo precedente. Massimo decrescente sull'indicatore, massimo crescente, io posso incominciare a vendere da qui, dalla chiusura di questa candela qui. Ok? Bene, pattern 4S finisce, qui c'è il segnale, stai fermo, Madonna Santa. Qui c'è un segnale per finire rialzista. No, non c'è segnale rialzista, non lo posso neanche capire come segnale rialzista. Prima cosa, perché non lo posso segnare come segnale rialzista? Ragazzi e ragazze, te lo dico subito senza perdere tempo perché poi si fa troppo lunga. Questa è una distanza. Fratalità deve durare più o meno la stessa distanza. Ok? Quindi, più o meno all'incirca sono le stesse distanze. Quindi qui non può partirmi, non può partire un nuovo ciclo. Non può farmi un ciclo così. Questa è la prima, la seconda gamba, la terza gamba, la quarta gamba. Qui! Sta facendo una partenza alla Marlon. La partenza alla Marlon, che poi ve l'ho già spiegata, è Marlon Brando. Perché io dicevo, ah no, Alessandro, sto facendo una partenza abbastanza blanda. Vedi che il grafico è blando. E lui non riusciva a capire, dice, ma cosa, chi è questo Brando? Alla fine è andata scherzando, la partenza alla Marlon. La partenza alla Marlon è questa. Guardate, qui è partito il ciclo. Notate, proprio in questo minimo qui è partito il ciclo, qui. Cosa vi ho detto io? Quando un ciclo diventa ribassista, negativo, e diventa un ciclo ribassista. Togliamo i disegni e vi lascio. Short da qui non è andato. Short da qui è andato. Short per influenza indicatore o inefficienza indicatore o efficienza indicatore, vedete come volete. Short, 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 short da qui. Intraday, piramidale, short, short, short. Quando è che mi devo fare il long? Paolo, è partito il ciclo 3? Sì, qui, questo minimo qui. O questo minimo precedente, uguale. Fratalità. Abbiamo 33 candele, 32, 33. Abbiamo 26, guardate qui, 33. Ah, potrebbe anche partire qui. Potrebbe anche partire da qui. Ok? Quindi questa cosa qui, che magari non è un ciclo di partenza H1, è comunque una partenza ciclica. Anche questa è una partenza ciclica, anche questa è una partenza ciclica, anche questa è una partenza ciclica, anche questa è una partenza ciclica. Capite? Quindi se questa è una partenza ciclica, qui mi deve fare un nuovo massimo. Se questa è una partenza ciclica, questo mi deve fare un nuovo massimo. Quindi tutti questi punti qui sono punti dove io posso vendere. Adesso sta facendo le partenze e diventa ribassista. Quindi se mi diventa sotto di nuovo questo, dopo la fase di lateralità, short da qui. Ok? Quindi non lo so se questa è la partenza del ciclo 3. Potrebbe anche spostarsi qui, fratalità potrebbe anche fare l'indicatore, ha fatto già il suo pattern 4S qui e qui fa qualcosina di strano, ok? Però questa cosa qui potrebbe essere l'ultimo pezzettino, quindi
prima gamba, seconda gamba, terza gamba, quarta gamba, ci sta. Quindi ancora, per quello non ho detto qui parte del ciclo 3, però questa cosa qui, a questo punto, su questa piccola spike, quindi ci vuole comunque una gambetta, io sposto questo, svelato il sistema, svelato il sistema, il mistero di dove fare oggi il trade. Allora ti rispondo, o meglio, ti rispondi da solo, caro Edoardo. E sei un trader rialzista o ribassista? In questo caso potresti preferire gli short ai long, giusto? Perché se ti rompe il minimo di partenza, diventa ribassista. Anche se adesso potrebbe parlarti di una situazione rialzista, solo se mi va sopra la media a 12 periodi. Se non mi va di sopra, preferisco gli short. Max Gauss si vende. Il max caos è questo, quindi da questa parte qui del laterale abbiamo 46 candele. Ok, se la distribuzione diventa ribassista, ultima, e poi vi lascio. Sono 5 minuti ancora, però vi lascio un attimino prima. Vi lascio con l'ultima cosa oggi, bella questa. Allora, se io ho, dove è la mia penna? Se io ho una distribuzione. Così parte, max caos scende. Il max caos è al centro, giusto? Ci siamo. Quindi fratalità da qui a qui, più o meno la stessa fratalità. Ok? Bene. Se io faccio l'ultima, poi me ne scappo perché sennò mi non scatto che non le faccio troppo lungo. Se la distribuzione però si rivolge così e diventa ribassista, io ho il max. Qui, questa è la partenza e questa è la fine. Quindi non posso calcolare da qui questa distanza con questa. Devo aggiungere un pezzettino. Se questa qui è la partenza e questa è la chiusura, aggiungo un pezzettino. Ok? Questo è un calcolo matematico, perché io so che da qui a qui sono diventato ribassista. Quindi dovrei capire più o meno dov'è la parte centrale. Per questo si fa il ciclo 1 e il ciclo 2. Ok? Se questo qui è spostato tra l'1 e il 2, ok? In questo caso magari l'1 o il 2 diventa forte, ricordiamoci che dal 2 all'1 la fratalità poi diventa, la chiusura del 2 diventa la continuazione della distribuzione. Quindi il 3 e il 4 saranno ribassisti. Stessa cosa succede quando tu hai una distribuzione che parte forte, 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 fa così. Abbiamo la parte di sinistra, di destra molto più alta, però non vuol dire che la distribuzione continui fino a qui. Perché all'interno abbiamo l'1, il 2 e il 3, quindi da qui a qui ho la fase temporale, per esempio 80 candele, so che altre 80 candele me le può fare. Quindi se già qui me ne ha fatte 60, vuol dire che la discesa sarà solo di 20 candele. Gli ultimi 20 candele, chiaro che potrebbe fare così, ma logicamente avendo il massimo sulla parte destra sarà la distribuzione che mi chiude il rialzista. Quindi è conveniente non cercare gli short, ma cercare gli long dopo. Quindi ti sei risposto, Edoardo, ho risposto un po' a tutti. Io vi ringrazio della partecipazione. Ci si sente stasera alle ore 19 per un secondo appuntamento per il robot 2.0 robotica, secondo appuntamento. Poi vi mando il link o me lo chiedete per Skype. Ciao a tutti, ciao, 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 buona giornata. Ci sentiamo tra pochissimo, Sirio. Ciao, ciao.